Questo concerto è speciale per diverse ragioni. Una di queste è che è in collaborazione con l'associazione Susan Komen, che si occupa di prevenzione del tumore al seno. È il secondo anno che realizziamo una manifestazione del genere e ne siamo molto soddisfatti. Ma le musiche in programma e gli interpreti non sono meno interessanti. Intanto due delle 5B famose della storia della musica, Bach, Beethoven, Brahms, Bruckner, Bartok. Beethoven e Bartok sono qui con noi. Ed è un Beethoven strano quello con cui si inizia questo concerto. Un pezzo raramente eseguito, il canto elegiaco in mi maggiore per coro e archi, opera 118. Insomma, Beethoven era lì che rivedeva per l'ennesima volta Fidelio, quando il suo ex padrone di casa, tal barone Johann Pasqualati, questo strano nome italo-austriaco, non so, fate voi, gli chiede una composizione per ricordare la giovane moglie appena morta, molto amata, 24 anni appena. Beethoven sceglie questo testo di cui la paternità non è certa. Dolcemente, come hai vissuto, così hai concluso. Troppo santa per soffrire. Nessun occhio piange per il ritorno a casa dello spirito celeste. Dolcemente, come hai vissuto, così hai concluso. Sì, hai concluso. Un breve testo, una breve composizione per coro e archi, un adagio, raramente eseguito, ma se c'è un'occasione per ascoltarlo non bisogna farsela mancare e correre al nostro concerto. La prima parte si conclude con un capolavoro beethoveniano, invece molto noto, il terzo concerto per pianoforte e orchestra in do minore, un'altra B, quella di Evgeny Bozanov, che è il solista e che eseguirà questo concerto molto amato da Beethoven, che insomma lo eseguiva spesso. Beethoven non aveva tanta simpatia per i primi due concerti, ma per questo sì, do minore, un do minore conclamato che rende omaggio a do minore famoso di altre pagine, per esempio Mozart, la sonata in do minore che si conclude con queste scale violente e con le stesse scale violente comincia questo concerto che si impone subito per questo accordo, arpeggio di do minore, con questo ritmo bom 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 che riprende anche il timpano, insomma sempre il ritmo alla base dell'ispirazione beethoveniana. Nel secondo movimento una melodia dolcissima che è diventata anche un gospel a un certo punto, ma succedeva nell'America di quel periodo che melodie diverse si incrociassero nella fantasia degli schiavi. E terzo movimento brillante, come si conviene in un rondò finale, insomma un gioiello di scrittura come ci si aspetta da Ludovico Van. . 1940, Béla Bartók, il grande compositore ungherese, decide di autoimporsi un esilio negli Stati Uniti. Non ne può più del fascismo, del nazismo, vuole abbandonare il suo paese, l'Ungheria. E, però questo esilio non sarà fortunatissimo, questioni economiche e di salute renderanno poco felice questo periodo a lui e a sua moglie. Si ammala di leucemia, morirà di questa malattia, ma prima riesce a comporre alcune opere importanti, tra cui il concerto per orchestra eseguito con grandissimo successo a New York il 1 dicembre del 1944. A proposito di questo titolo strano, concerto per orchestra, lo stesso Bartók scrive: il titolo di questo lavoro orchestrale, simile a una sinfonia, è dato dalla tendenza a trattare i singoli strumenti dell'orchestra in stile concertante o solistico. L'elemento virtuosistico si palesa, ad esempio, nelle sezioni di fugato dello sviluppo del primo tempo, ottoni, o nei passaggi a guisa di moto perpetuo del tema principale dell'ultimo tempo, archi, e specialmente, e qui ci siamo, nel secondo tempo, che si chiama il gioco delle coppie, ove coppie di strumenti entrano successivamente con passaggi brillanti. Allora, qui, insomma, siamo curiosi di sentire almeno un paio di queste coppie. Comincia un tamburo con un ritmo che annuncia l'ingresso dei fagotti e un po' alla volta entrano coppie. Tra queste, ad esempio, quella formata da Paolo Pollastri e Annalita Argentieri, cioè i nostri oboi. Eccoli qua. Benvenuti, eccoli. Allora, gioco delle coppie. Beh, come coppia non siete male. Che cosa, come comincia questo vostro esordio? Con un assolo che si muove per terze in maniera molto libera, soprattutto diversa per quanto riguarda dinamiche e articolazioni. Quindi è molto vario e anzi è diventato uno dei cavalli di battaglia ogni qualvolta si fanno audizioni o concorsi per secondo oboe, perché naturalmente si mettono a dura prova entrambi gli strumenti.
questo punto si aggiungono altre coppie di strumenti, per esempio i clarinetti, che seguono subito. Vorrei dire Alessandro Carbonara e Simone Sirugo. Ciao. Ciao, benvenuti. Allora, loro hanno appena finito di suonare, quindi vi fanno una proposta e voi come rispondete? Noi invece rispondiamo a settime invece che a terze, quindi è un pochettino più strano. Sempre strani i clarinetti. Insomma, avete capito come funziona? A un certo punto queste coppie si ritrovano, ce ne sono altre, ma quelle che abbiamo conosciuto adesso si ritrovano e suonano tutte insieme. Prego. E succedono molte altre cose in questo concerto per orchestra, con un travolgente finale, ma per sentirle tutte, non c'è scampo, bisogna venire qui all'Accademia Santa Cecilia e sentire il concerto diretto da Juraj Valčuha.